Durazzo, la più grande città portuale dell'Albania. Il tratto di mare che la separa dall'Italia è di appena 60 miglia. Le immagini viste alla televisione ci avevano preparati all'incontro con questa realtà difficile, complessa, a volte disperata. Ora, tutto è qui, davanti ai nostri occhi. Lasciamo Durazzo. Ci stiamo dirigendo verso nord, lungo la statale che passa per Sisak, Mamuras, Lese. Dobbiamo arrivare a Koman, da dove risaliremo le acque del Drin, il più grande fiume dell'Albania, che ci guiderà alla scoperta di un angolo d'Europa dimenticato. Già dopo un'ora di viaggio, il paesaggio inizia a cambiare. È qui che l'Albania svela il suo vero volto, quello più antico ed affascinante. A Vaudeis vediamo per la prima volta il fiume Drin. Più a nord il letto del fiume si allarga fino a formare un vero e proprio lago. Proseguiamo. Costeggiando il fiume finalmente arriviamo a Koman. La diga è laggiù, incastonata tra le rocce di quelle montagne. Dobbiamo ancora percorrere qualche chilometro di strada dissestata per arrivare al punto da cui ci imbarcheremo. Il biglietto costa appena 50 lek, il corrispettivo di circa 600 lire italiane. Insieme a noi si imbarcano donne, uomini, bambini. Nonostante le due ore di attesa trascorse sul molo, non sembrano impazienti. L'abitudine quotidiana ai ritardi, la convivenza con un sistema di servizi caotico e precario, spiegano l'indifferenza e la rassegnazione di questa gente. La calma viene interrotta solo dal nostro arrivo. La gente è incuriosita dalla presenza di una truppa in un posto come questo in cui non succede mai niente di nuovo. Il fiume separa la regione di Puka da quella di Scutari. In questo tratto, il Drin si apre la strada attraverso gole anguste, canyon profondi e montagne scoscese. Quelle che vediamo fanno già parte delle Alpi albanesi. Sono rocce di natura calcarea e dolomitica. Si sono formate grazie allo stesso fenomeno geologico in seguito al quale sono nati i nostri rilievi alpini. Solitarie, spigolose, inaccessibili. Da sempre gli albanesi chiamano queste cime le montagne grandi. Per gli slavi che vivono nell'altro versante, sono le montagne maledette, l'ostacolo ai molti tentativi di invasione che hanno contraddistinto la storia. È quello che la gente di queste parti chiama il freddo amaro, le ondate di aria gelida che scendono dai Balcani. Intorno agli anni 30, come racconta quest'uomo, la gente si guadagnava da vivere trasportando il legname per più di 40 chilometri, da Firze a Vaudeis, caricandolo su mucche ed asini. Trascorrevano diversi giorni su queste montagne, in balia del freddo e della fame. D'inverno le acque gelavano e l'unico modo possibile per attraversare il fiume era quello di aspettare il passaggio delle volpi. Se riuscivano ad arrivare sull'altra sponda, allora si poteva sperare che le lastre di ghiaccio sopportassero anche il peso di un essere umano. Le acque del Drin, che oggi sono navigabili, fino a qualche decennio fa erano pericolosissime.
Il letto del fiume segue un terreno dissestato e irregolare. I gorghi e la discontinuità della portata idrica hanno sempre reso difficili la navigazione e gli attraversamenti. Per domare le acque del Drin sono occorsi molti anni di lavoro, durante i quali decine di uomini hanno perso la vita. Un vasto sistema di dighe e laghi artificiali hanno fatto del fiume un'importante arteria di comunicazione e un grande serbatoio di energia idroelettrica. Il Drin, che è il fiume più lungo dell'Albania, appare ora come una lunga catena di laghi navigabili. Arriviamo a Firze dopo 4 ore e mezza di viaggio. Sono le 4 del pomeriggio e i traghetti, anche quello che porta Kukas, non ripartiranno fino a domani mattina. Firze, grazie al suo porto fluviale, è divenuto un importante punto di raccordo fra il nord ed il centro dell'Albania. Trascorreremo la notte a Bajranzuri, una cittadina a pochi chilometri da qui. La raggiungeremo costeggiando il fiume Valbona, uno dei molti affluenti che arricchiscono le acque del Drin. I corsi d'acqua, che in questa zona sono numerosissimi, assecondano l'andamento tormentato del terreno. Lungo la strada incontriamo uomini anziani e bambini. Stanno aspettando la corriera. Il fiume Valbona, ricco di trote, è alimentato da molte sorgenti di acqua fredda e purissima. Le Curave, la montagna che domina la città, è coperta di neve. Bajranzuri era il condottiero albanese che combatté contro Re Zogu durante la rivoluzione democratica del 1924. Morì qui e la vecchia città di Tropoja da allora si chiama Bajranzuri. Abbiamo il tempo di conoscere questa piccola città e i suoi abitanti, rubando con la macchina da presa alcuni momenti della loro vita. È mattina.
Il tempo di caricare la macchina e siamo di nuovo sulla strada che ci separa dalla diga di Firze. Laggiù il fiume Valbona diventa un lago, prima di unire le sue acque con quelle del Drin. Alle 10 arriviamo alla diga di Firze. Nel 1978, quando fu costruita con gli aiuti della Cina, venne battezzata la luce del partito. Abbiamo impiegato quasi 2 ore per percorrere poco più di 20 chilometri, dalle montagne intorno a Bai Lanzuri fino al punto di barco del traghetto. L'ultimo tratto di strada percorribile si ferma 2 chilometri prima dell'attracco. Lasciamo la macchina e proseguiamo a piedi. Il traghetto arriva con un'ora di ritardo. È partito 6 ore prima da Kukas, la città che dobbiamo raggiungere. Prima di imbarcarci incontriamo le persone scese dal traghetto. Sono dirette al mercato di Firze. Sul battello c'è posto anche per una mucca. Alle 11 partiamo. Saremo a Kukas prima del tramonto. Gli albanesi chiamano la loro terra Shqiperia, cioè la terra delle aquile. Questa ci accompagna per un tratto del nostro viaggio. Il comandante si chiama Jelos, è di Kukas, fa questo lavoro da oltre 40 anni. Il Drin fa parte ormai della sua vita. Compie questo tragitto 2 volte al giorno. Il suo stipendio non arriva a 40.000 lire, che bastano appena per comprare 20 kg di pane o 5 di carne di montone. È quanto guadagnano quasi tutti gli albanesi, indipendentemente dal lavoro che svolgono. Il nostro viaggio procede lentamente sul grande fiume che si infila fra le gole delle montagne, formando un dedalo di anse navigabili. Sul traghetto con Jelos lavora Ilia, un ragazzo di 17 anni. Si occupa del bar. Vende il raki, un distillato molto simile alla grappa, diffusissimo in Albania. Uno stormo di folaghe risale il corso del fiume verso sud. Raggiungerà le regioni più calde del Mediterraneo. La legna che viene raccolta lungo il greto del fiume viene poi trasportata su queste piccole barche a remi. Stiamo per attraccare. Dietro a quelle colline ci sono alcuni villaggi. La gente arriva all'imbarco seguendo un sentiero sterrato che le macchine e i carri non possono percorrere. Il traghetto si avvicina lentamente fino ad appoggiarsi alla terra. Ma non ci sono attracchi e i viaggiatori salgono aiutati da chi è già a bordo. In Albania esistono più di 3.000 specie di piante. La zona che stiamo attraversando è ricca di foreste di querce, di aceri e di frassini.
Il fiume divide la regione di Kukas da quella di Hass. Sono terre ricche di pascoli e di campi coltivati a cereali. Un gruppo di donne sta andando alla Mimashi. Una loro parente ha partorito da pochi giorni e assieme hanno deciso di affrontare il breve viaggio per andare a festeggiare il bambino. Nelle borse portano dei regali. Sono cibi semplici che le donne albanesi preparano in casa. Yogurt, marmellate, formaggi e locum, i cubetti dolcissimi fatti di zucchero e miele. Dietro queste alture deserte si nascondono dei piccoli villaggi abitati da poche centinaia di persone. Due giovani sposi sono andati incontro ad un loro cugino. Non lo vedevano da 2 anni. Da quando, insieme a centinaia di altri profughi albanesi, è sbarcato in Italia. È tornato per trascorrere pochi giorni con la famiglia. Alcune anatre, spaventate dal rumore del battello, si alzano in volo. Durante il suo percorso, il traghetto si ferma molte volte. Nonostante l'assenza di punti di attracco o di moli, la gente è sempre lì ad aspettarlo. Anche Jelos sa con esattezza qual è il punto in cui dovrà far scendere le persone. Viene spontaneo domandarsi che cosa renda riconoscibile un attracco in questa natura sempre uguale a se stessa. Jelos ci ha spiegato che è l'antica familiarità con il fiume a rendere inconfondibile ogni suo metro, a chi lo naviga, a chi lo vive. Quasi a ridosso della costa è ormeggiato un vecchio traghetto identico a quello sul quale stiamo navigando. È fermo da più di 6 mesi. Si cerca di ripararlo, ma non ci sono i mezzi sufficienti e per di più i pezzi di ricambio sono ormai introvabili. Dopo circa 4 ore, da lontano vediamo avvicinarsi un battello, l'unico in navigazione incontrato sinora. Ci sono molte persone in più rispetto a quante dovrebbe trasportarne. Ma qui è impossibile osservare anche le più elementari norme di sicurezza. E del resto questo è l'unico modo per chi ha lavorato a Kukas di tornare a Firze a quest'ora. Sono quasi le 3 del pomeriggio. La temperatura si è abbassata. Adesso il traghetto è carico di persone e di animali. I posti a sedere all'interno non bastano e gli uomini, nonostante il freddo, sono quasi tutti in coperta. Il legname è stato trasportato fin lì a dorso di mulo.
Ci troviamo in una delle zone più povere dell'Albania e quei tronchi rappresentano un bene prezioso. Serviranno ad affrontare il freddo, che nella stagione invernale fa scendere di molto il termometro sotto lo zero. Abbiamo percorso più di 80 chilometri. Il nostro viaggio sta volgendo al termine. I soldati seguono il volo di una gru cinerina che, sorvolato il fiume, sparisce al di là delle alture. Alle 5 del pomeriggio, poco prima del tramonto, siamo arrivati. Laggiù, su quella sottile striscia di terra, c'è la città di Kukas. Lontano tra le nuvole, riusciamo a vedere le cime innevate del Pic Limas. L'immensa distesa di acqua sulla quale ci troviamo è il punto in cui le acque del Drin bianco si mescolano a quelle del Drin nero, dando vita al grande fiume sul quale abbiamo navigato. Da nord, dal Kosovo, fluisce il Drin bianco. Mentre quello nero prende vita dal lago di Ohrida, che con le sue acque bagna la terra macedone e quella albanese. Il Drin, il grande fiume Drin, si aprirà la strada per 130 chilometri tra le regioni montuose del nord dell'Albania, prima di gettarsi nel mare Adriatico. La vecchia città di Kukas giace silenziosa sotto di noi, sommersa dalle acque. Anni fa è stata allagata artificialmente per costruire il bacino sul quale stiamo navigando. Più in alto, su quell'altura, è stata ricostruita la nuova città di Kukas. La gente scende. Il traghetto ha terminato la sua corsa. Domani mattina sul fiume viaggeranno altre persone e ci saranno nuove e vecchie storie da raccontare.